Finalmente è domenica con Nicoletta Del Vecchio. Molto bene, eccoci qui, benvenuti a tutti, bentrovati su Radio Vera, Radio Bruno Brescia. Con noi c'è il professor Alessandro Zucchi. Buongiorno e bentrovato ai nostri microfoni. Buongiorno. Allora, siamo qui a parlare con lei di un'interessante conferenza che si terrà il prossimo venerdì 31 maggio in provincia di Brescia, per l'esattezza a Flero, Palazzo Loda, ed è una conferenza organizzata dalla LAV di Brescia, Lega Antivivisezione. Il titolo è abbastanza inquietante, 8 argomenti per uccidere gli animali. Di che cosa si tratta, professore? Innanzitutto spero che la conferenza sia interessante. Gli sponsor che la conoscono, parlo di altri filosofi, dicono che lei è molto brillante ed interessante, quindi mi fido. La ringrazio. Comunque la conferenza in realtà è una lezione che io faccio come parte di un corso che insegno sulla cognizione e sui diritti degli animali. Quindi questo corso ha per 2/3 parla di condizione animale, delle capacità degli animali, di come le loro capacità differiscono dalle nostre, come in certi rispetti invece siano uguali alle nostre, e poi c'è una parte più specificatamente di etica che riguarda invece i diritti degli animali. E la lezione introduttiva con cui introduco, appunto, in cui parlo di questo tema è una lezione in cui cerco di affrontare i diversi argomenti che sono stati proposti per legittimare le nostre pratiche correnti sugli animali, che includono ucciderli per mangiarli, ucciderli per vestirsi, ucciderli per la ricerca medica e via dicendo. E quindi cerco di analizzare quali sono questi argomenti. Questa è la ragione del titolo un po' provocatorio, 8 argomenti per uccidere gli animali, perché cerco di vedere se ci sono delle buone ragioni per uccidere o per fare del male agli animali, cerco di vedere se ci sono delle buone ragioni per farlo e li discuto. Quindi, per esempio, lei prende un'argomentazione tipica, diciamo, della gran parte della società odierna e cerca di sviscerarla. Per esempio, non lo so, se gli animali sono effettivamente inferiori a noi, una cosa del genere. Sì, se questo, se la differenza, per esempio, tra le nostre capacità cognitive e le capacità cognitive degli animali legittimi il tipo di pratiche a cui noi li sottoponiamo. Questo è un argomento che prendo in considerazione e cerco di farlo con uno stile che naturalmente è uno stile filosofico, dal momento che i filosofi sono o comunque dovrebbero essere interessati a presentare gli argomenti in modo chiaro, non oscuro, razionale, discuterli in modo esaustivo, analizzandone le premesse, vedendo se la conclusione segue dalle premesse, per cui diciamo lo stile della discussione è un po' questo, e poi io cerco di prendere in considerazione alcuni argomenti che comunemente vengono proposti, mettendoli in una forma che li renda il più possibile plausibili. Cerco di dare la migliore possibilità di successo a questi argomenti, cerco di metterli in una forma in cui la conclusione segue dalle premesse e discuto le premesse ad una. La difficoltà che riguarda in particolare l'idea che le nostre capacità cognitive superiori legittimino le nostre pratiche verso gli animali ha a che fare col fatto che alcuni esseri umani, come è noto, non condividono con noi queste capacità cognitive superiori. Penso a casi di persone gravemente menomate dal punto di vista mentale, ad esempio, no? E questo è molto interessante, devo dire, da analizzare. E quindi, vabbè, questo è esattamente quello che cerco di fare, e poi prendo in considerazione anche altri argomenti, per esempio argomenti che hanno a che fare con la differenza di specie, oppure con la ricerca medica. Questo viene considerato un argomento particolarmente forte a sostegno dell'idea che noi dovremmo che noi possiamo fare del male o comunque uccidere gli animali, perché la ricerca medica produce farmaci che
sono utili per gli esseri umani, e quindi questo è uno degli altri argomenti che analizzo. Se può alzare un pochino la voce. Ah, mi scusi, sì. E quindi appunto parleremo quindi durante questa conferenza di un po' tutto, sia dell'uso per esempio degli animali per la sperimentazione, pellicce, alimentazione, e se ci sarà qualcuno che dirà per esempio: ma perché, così come gli animali si uccidono fra di loro, perché noi non potremmo uccidere loro? Cosa direbbe per esempio? Facciamo un esempio per stuzzicare e stimolare un po' i nostri ascoltatori. Sì, questo è un argomento che è stato proposto per legittimare le nostre pratiche. Qual è il principio su cui si basa un argomento del genere? È l'idea che se due individui si uccidono tra loro, allora è legittimo per noi mangiarli oppure fargli del male. Se questo fosse vero, vorrebbe dire che dal momento che i cannibali mangiano altri esseri umani, sarebbe per noi legittimo mangiare i cannibali, per esempio. Dal momento che gli squali e gli esseri umani si mangiano tra loro, perché a volte gli squali mangiano gli esseri umani e gli esseri umani a loro volta cucinano gli squali, noi dovremmo essere legittimati a mangiare squali e esseri umani. Credo che questo argomento in particolare che lei ha citato sia in questa forma sia particolarmente debole, perché conduce a delle conseguenze assurde, inaccettabili. Poi ci sono naturalmente modi diversi di riformulare l'argomento, sì, che io considero, per l'appunto, proprio perché cerco di dare, come dicevo prima, la migliore possibilità di successo a questi argomenti. Un filosofo che vuole discutere razionalmente questi argomenti deve in qualche modo accettare la possibilità che questi argomenti siano buoni argomenti e cercare di discuterli a fondo, cercando di dare la migliore interpretazione possibile che consenta a questi argomenti di funzionare al meglio. Dopodiché la mia conclusione è che in realtà un buon argomento per legittimare le nostre pratiche correnti è molto difficile da trovare, insomma. Quindi lei, professor Zucchi, è docente di semiotica e filosofia del linguaggio presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, e nelle sue lezioni approfondisce quella che mi sembra essere anche una grande passione della sua vita, un po' un Leo Buscaglia che parlava d'amore, insegnava l'amore nell'università. Anche lei, mi sembra di capire, sostiene fortemente il rispetto assoluto verso ogni essere vivente e lo insegna anche in università. Sì, certamente la strada attraverso cui ci arrivo, perlomeno in questo corso, ha a che fare col fatto che essendo interessato al linguaggio, appunto insegnando filosofia del linguaggio, in particolare mi sono interessato alle capacità linguistiche degli animali, e proprio in questo campo esistono degli studi abbastanza stupefacenti su quello che gli animali sono in grado di fare e sono in grado di esprimere. Sto pensando a studi come quelli che sono stati fatti su bonobo, scimpanzé. Ci sono dei filmati che io ho ricevuto da alcune università statunitensi che documentano appunto i progressi che sono stati fatti proprio nel campo di comunicare con gli animali, e sono delle cose, sono dei risultati assolutamente affascinanti, in cui si vedono questi animali che riescono a raggiungere un livello di comunicazione con gli umani stupefacente. E quindi la passione deriva un po' da questo, no? Cioè dal fatto che appunto i miei interessi in filosofia del linguaggio e i miei interessi per il linguaggio mi hanno portato ad analizzare queste cose, e a questo punto mi sembra abbastanza naturale che connesso a questi interessi ci sia una riflessione etica, una riflessione su sulla legittimità morale di trattare gli animali come noi li trattiamo oggi, che non va bene. No, non va affatto bene, certo.
Bene, sono molto curiosa di scoprire questa conferenza. Tra l'altro è una conferenza che ha realizzato lei e è abbastanza recente, quindi è nuova. Diciamo che noi della provincia di Brescia siamo un po', abbiamo un po' un'anteprima, o sbaglio? Ci sono stati i miei studenti che l'hanno sentita già naturalmente. Certo. E quindi, poi in generale appunto quello che succede nelle mie lezioni che cerco di tenerle aggiornate anche per quanto riguarda nuove scoperte che vengono fatte o nuovi argomenti che vengono avanzati e via dicendo, insomma, per cui è un lavoro in progresso, diciamo. Certo, benissimo. Allora, avremo venerdì 31 maggio a Flero, in Palazzo Loda, in via Umberto I, numero 60, il professor Alessandro Zucchi, con la conferenza 8 argomenti per uccidere gli animali, voluta dalla LAV di Brescia e sostenuta dall'Accendi Gas di Flero, che è un gruppo d'acquisto solidale e vegetariano, e le associazioni LAC e LAICA. Se lo desiderate, prima di questa conferenza ci sarà anche un buffet rigoroso vegan, che però va prenotato tramite la casella di posta elettronica lav.brescia@lav.it. A seguire, alle ore 20:45, ci sarà poi la conferenza del professor Zucchi, patrocinata dal comune di Flero, e parleremo quindi di filosofia, cultura e anche di etica. Grazie professor Zucchi, ci vediamo venerdì. Va bene, arrivederci. Grazie a lei e a presto. 8 argomenti per uccidere gli animali. Il professor Alessandro Zucchi insegna semiotica e filosofia del linguaggio presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano, e anche noi avremo l'occasione venerdì sera di immergerci in queste conoscenze e considerazioni. Finalmente è domenica con Nicoletta.